Il ciclone Le Pen si abbatte sull'Europa. La leader francese del Fronte Nazionale rilancia. Con Lega e Movimento 5 Stelle abbiamo molti punti in comune, invitandoli ad un'alleanza tra euroscettici. Salvini della Lega risponde certamente sì. Il Movimento 5 Stelle declina decisamente l'invito. A noi non interessa l'avanzata di Le Pen in Francia. A noi interessa portare avanti le nostre istanze, che sono per cambiare un'Europa e trasformare veramente l'Europa in un'Europa di popoli. A me l'avanzata della destra mi preoccupa, preferisco un movimento meno di destra, anti-europeo sì, ma non così marcatamente di destra. Tra Grillo e Le Pen sono sempre volate scintille. Le Pen francese o dei movimenti ungheresi di estrema destra, ecco, nascono nei vuoti di potere gli alala alala alala. Dico che è un ribelle in pantofole. Mentre per le elezioni europee Grillo apre ad alleanze con altre forze politiche. Giustamente uno non può conoscere una forza politica lituana o estone, quindi valuteremo chi sono, tutte quelle più piccole, ci parleremo, li conosceremo e se hanno delle idee che sono simili alle nostre, perché non fare eventualmente un gruppo politico, perché è necessario fare un gruppo politico insieme, perché nel Parlamento europeo è necessario fare un gruppo parlamentare, non può essere un gruppo parlamentare solo Movimento 5 Stelle come qui in Italia. Noi nell'Europa mettiamo il recall che c'è negli Stati Uniti. Se la base che ti ha votato, 500 della tua circoscrizione che ti hanno mandato in Europa, tu non segui il programma per cui ti sei impegnato, vai via. Vai via, se non vai via c'hai una penale di 250.000 euro. Sarebbe favorevole un'introduzione anche a livello nazionale? Senz'altro a livello europeo, se ne può discutere credo anche a livello nazionale. Però è incostituzionale perché l'articolo 67 parla chiaro. Questo senz'altro è incostituzionale, io credo che qua tutto il Parlamento è stato costruito sull'ipotesi appunto che non ci sia il vincolo di mandato, andrebbe fatta una riforma forse più generale.